Buon pomeriggio dallo stadio Turri di Scandicci, dove si sta per giocare una partita senza domani. Playout di Serie D Girone E fra Scandicci e Sinalunghese. In campo quindi le due squadre che si giocheranno la salvezza nel campionato di Serie D, con lo Scandicci che ospita la partita e avrà quindi il vantaggio anche dei due risultati su tre, ovviamente però dopo i 120 minuti. Andiamo subito alla lettura delle formazioni in campo. Al microfono Andrea Labbatre, alle riprese Emanuele Meoni, qui sugli schermi di TV Prato, come al solito. Il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione vi offre sempre e solo TV Prato. Formazione in campo con lo Scandicci che si presenta in completo bianco con bordatura e numerazione azzurra. In campo senza lo squalificato Picchioli e senza l'infortunato Capitan Vinci, scende in campo con Timperanza, Giampà, Ballardini, Martini, Pezzati, Manganelli, Poli, Sinisgallo, Ferretti, Pietro Battista e Bragadin. In panchina, oltre al secondo portiere Martinelli, troviamo Luca, Gelli, Cauterucci, Frascadore, Bigica, Caniggia, Campagna e Saccardi. L'allenatore è ovviamente Claudio Davitti, mentre comincia in questo momento la partita. Claudio Davitti, promosso nell'estate scorsa dal settore giovanile, dove ha fatto così tanto bene appunto alla guida dei giovani blues, promosso durante l'estate e alla guida quindi dello Scandicci dall'inizio dell'anno. Risponde la Sinalunghese che si muove da sinistra verso destra, secondo il vostro punto di osservazione in questi primi 45 minuti, in maglia rosso-blu con numerazione gialla. In campo con Marini, Quero, Bartoccini, Chiasserini, Menchetti, Fanetti, Mencaldi, Ceroforini, Lucati, Montagnoli e Chioccioli. In campo quindi anche Daniele Menchetti, che ha provato proprio fino a pochi istanti fa, prima dell'inizio della partita, dopo l'infortunio muscolare partito nello spareggio di domenica scorsa al Pianigiani di Tavarnelle contro il Viareggio. È riuscito comunque a recuperare l'ex giocatore della Castiglionese e si presenta al centro appunto della difesa rossoblu. Lo vedete fra l'altro con la gamba sinistra fasciata proprio per questi problemi di occorsoli nella partita di domenica scorsa. In panchina l'allenatore, che è Roberto Fani, porta il secondo portiere Cefariello, quindi Rizzo, Calveri, Bruschi, Capogna, Doca, Mancini, Adamo e Tony Vasseur. Arbitro dell'incontro il signor Centi di Viterbo, assistito dall'assistente numero 1 signor Cleopazzo di Lecce. Fra le due panchine, quindi qua sotto dalla formazione, dalla postazione a cui vi stiamo parlando, l'assistente numero 2 signor Lafandi di Locni, invece di fronte alla nostra postazione lungo il fallo laterale opposto dalla quale vi stiamo parlando. Partita che si gioca e si è resa necessaria ovviamente per il regolamento della Serie D, che prevede appunto la disputa dei play-out. È dato subito un brutto fallo ai danni di Bragadin, con subito le proteste da parte del pubblico di casa, che va a lamentarsi con il direttore di gara volendo evidentemente un provvedimento disciplinare nei confronti dell'autore del fallo, che è Francesco Quero. L'altro autore del gol domenica scorsa contro il Viareggio viene richiamato solo verbalmente dal direttore di gara, signor Centi di Viterbo, uno dei big della Candì di quest'anno. Quindi subito una punizione a favore della squadra scandicese all'altezza del secondo minuto di gioco. Sulla palla Matteo Martini, centrale di centrocampo dello Scandicci, diventato titolare, già titolare nella scorsa stagione, titolare poi a maggior ragione dopo che Gargiulo a metà anni è tornato a Prato. Ecco proprio il destro di Martini direttamente verso la porta. Riesce a parare senza eccessive difficoltà Federico Marino. Qui c'è... Grazie. Giro palla difensivo adesso della Sinalunghese con il rilancio di Chioccioli. Recupera buona e subito il pallone lo Scandicci, si lotta sulla tre quarti. Montagnoli cerca di mettere subito ordine servendo Chiasselini, l'ex giocatore del Sansepolcro, viene fermato poi da Bragadin. Poi lancio lungo in direzione di Lucatti, esce però senza problemi Francesco Timperanza, quest'anno uno dei due portieri dello Scandicci, si è alternato nel corso della stagione con il 2000 Martinelli. Quest'oggi è lui a giocare titolare, la scelta di Claudio Davitti. Ha premiato il prodotto del settore giovanile dello Scandicci, promosso così come Davitti di fatto dal settore giovanile l'anno scorso direttamente in prima squadra. Ha fatto esperienza nel corso dell'anno, ha giocato, questa è la sua 18ª presenza da titolare con la maglia dello Scandicci, 22 ne ha avute Martinelli, quindi un'alternanza quasi al 50% tra i due giocatori. Comunque sempre un portiere in quota ha schierato la formazione scandicese. Dicevamo partita che è diventata
decisiva e necessaria dopo lo spareggio di domenica scorsa al Pianigiani di Tavernelli, in cui la Sinalunghese ha battuto 3-0 il Viareggio e ha guadagnato appunto il diritto a giocarsi la salvezza ai play-out contro lo Scandicci, arrivando a pari merito del Viareggio nella stagione regolare. E poi appunto la vittoria netta per 3-0 domenica scorsa, ma l'impresa deve essere portata a termine dalla squadra della Sinalunghese, che quest'oggi appunto deve vincere qui a Scandicci per sperare nella salvezza. Con un risultato di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari, con un risultato di parità al 120esimo sarà lo Scandicci a mantenere la categoria. Scandicci che per il terzo anno, per la terza volta negli ultimi 4 anni, deve fare ricorso ai play-out per salvarsi. 3 anni fa qui si giocò la partita contro la Massese, dopo che lo Scandicci era riuscito a, con un bel girone di ritorno, a riportarsi sotto dopo un girone d'andata pessimo sotto la guida dell'allenatore allora Francesco Baiano. Poi ci fu il cambio a metà stagione, arrivò Mario Cecchi e con Mario Cecchi la squadra si risollevò, arrivò a conquistare il 14esimo posto, che volle dire appunto play out in casa contro la Massese che poi invece vinse qui a Scandicci, e lo Scandicci che retrocesse, presentò domanda di ripescaggio, fu ripescato. E poi storia recente, l'anno scorso il play out dopo la straordinaria rimonta nel girone di ritorno dello Scandicci e la vittoria a Rignano contro i cugini della Rignanese. Una squadra di assoluto livello, quella che lo Scandicci costruì nel girone di ritorno. Giocatori di livello come Serrotti e come Castellani, giusto per nominarne un paio. Tanto il fallo di Ballardini, figlio d'arte, figlio dell'allenatore, ex allenatore del Genoa, appunto Ballardini. Quindi punizione a favore della Sinalunghese, fallo subito da Diego Chioccioli. Siamo al quinto minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 fra Scandicci e Sinalunghese. Pubblico delle grandi occasioni quest'oggi qui al Turri, una delle poche partite che si gioca mai in questa metà maggio qui nella zona di Firenze. Praticamente ci sono tutti gli addetti ai lavori del Fiorentino, della Serie D, dell'eccellenza, della promozione. Davvero sarebbe lunghissimo fare un elenco degli addetti ai lavori, allenatori, presidenti, direttori sportivi e giocatori che quest'oggi sono venuti qui al Turri a vedere questa partita in questo clima, direi, più novembrino che invece di primavera inoltrata. Tanto cerca di sfuggire sulla sinistra Lucatti, cerca il cross, viene fermato però bene dalla difesa dello Scandicci. Sinalunghese che è sospinta da una buona presenza di pubblico e sicuramente col morale alto dopo aver raggiunto lo spareggio play-out all'ultimo tuffo e averlo poi vinto. Oltretutto la Sinalunghese ha vinto qui nella prima giornata di ritorno questo campionato 2-1. Proprio la partita con lo Scandicci all'andata fu l'esordio assoluto della Sinalunghese in questa categoria. Finì 0-0 la partita a Carlo Angeletti di Sinalunga. Invece qui finì 2-1 per la Sinalunghese, che ovviamente cerca lo stesso risultato per la salvezza, ma adesso attacca lo Scandicci con Ferretti in area di rigore, cerca lo sprint, viene arginato dalla difesa della Sinalunghese che non riesce però a liberare il pallone. Quindi il cross ancora dal settore di destra, il colpo di testa di Daniele Menchetti, poi Martina caccia del pallone fra 3 avversari, riesce a mettere giù un gran pallone, a mettere ordine nella manovra scandicese. Arrivano gli applausi anche del pubblico dei Blues. Poi qualche difficoltà in questa liberazione per la Sinalunghese, poi il fallo dello stesso Martini su Montagnoli e c'è il primo cartellino giallo della partita. Non vuole evidentemente farsi sfuggire di mano il match il direttore di gara, il signor Centi di Viterbo, e dopo il fallo precedente proprio sullo stesso Martini è arrivato invece il primo cartellino giallo della partita. Tanto continuano ad arrivare giocatori importanti in tribuna, abbiamo scorto anche 2 che hanno giocato uno dei derby più sentiti qui in Toscana, vale a dire Di Santo e Regoli con San Giovannese e Montevarchi, che sono arrivati quest'oggi, in questo momento in tribuna, ma ripeto, davvero tanti gli addetti ai lavori, con presidente, allenatore, direttore sportivi, soprattutto dei campionati di Serie D e di eccellenza, presenti quest'oggi a riempire, direi, in quasi ogni ordine di posto la parte coperta della tribuna di Scandicci. 1 migliaio di spettatori sicuramente si raggiungerà questa cifra quest'oggi qui al Turri. Tanto Menchetti, arrivato nell'estate scorsa dalla Castiglionese,
intanto sfugge sulla sinistra ancora la Sina Lunghese, prova tentativo di cross che arriva in questo momento per Lucati, arriva a liberare Ballardini, poi Montagnoli mette giù, va a servire Fanetti che spinge sulla fascia sinistra, il traversone di Fanetti, la deviazione per Lucati che va a terra, ma c'è probabilmente un fallo di mano precedente. Lucati che è stato a lungo fuori nel corso della stagione, specialmente nel girone di ritorno, sicuramente la sua assenza coincisa col momento più buio della stagione della Sina Lunghese, comunque autore di 12 gol in 30 partite al suo esordio in Serie D, sicuramente una stagione molto molto positiva quella del centravanti senese. Divide il posto d'attacco con Mencagli, ex giocatore del Sansepolcro. Attacca intanto ancora la formazione in maglia bianca, cioè lo Scandicci. Con Bragadin. Poi la palla recuperata dalla Sina Lunghese, viene fermato proprio Mencagli, però in maniera fallosa dalla squadra di casa. Intanto ci ha raggiunto qui accanto a noi il direttore della redazione sportiva di TV Prato, Massimiliano Masi, che con lui avremo il piacere di commentare questa partita. Decimo minuto di gioco, 0-0 fra Scandicci e Sina Lunghese. Innanzitutto subito un brutto infortunio, un giocatore della Sina Lunghese viene colpito alla testa in maniera forse involontaria, ma comunque ferita subito che, da cui fuoriesce sangue per il giocatore della Sina Lunghese. Massimiliano, la tua presentazione della partita, sarà una partita ovviamente che si giocherà probabilmente anche nell'ottica dei 120 minuti. Se ne Lunghese ci arriva forse col morale più alto dello Scandicci visto la vittoria di domenica scorsa, che partita ti aspetti? Una partita sicuramente equilibrata con la Sina Lunghese che arriva dopo la brillante affermazione contro il Viareggio, 3-0 secco, quindi morale a mille per la formazione senese. Dall'altra parte uno Scandicci che comunque ha fatto una seconda parte del campionato positivo, che ha avuto il tempo quindi di ricaricare le pile in vista di questo match che promette spettacolo, con ovviamente il fattore campo che grida in favore dello Scandicci. Qui c'è la grande cornice di pubblico, insomma Scandicci ha risposto presente al richiamo dei Blues. Vediamo lo sviluppo della gara, al momento molto equilibrata. Inizio molto molto equilibrato e molto teso, con tanti falli da una parte e dall'altra, uno scontro importante, come ripeto, Sina Lunghese momentaneamente in 10 uomini per l'infortunio al giocatore che, se non ho visto male, mi sembra essere Quero. Ora comunque poi saremo più precisi nello scontro precedente con un giocatore dello Scandicci. L'arbitro, che come detto è il signor Centi di Viterbo, è andato subito a cercare di calmare le acque con il cartellino giallo affidato a Martini negli pochi istanti fa, con Chioccioli che adesso si abbassa nel ruolo di terzino destro proprio per andare a tamponare l'assenza del compagno di squadra, a cui lo staff sanitario della Sina Lunghese sta apportando le cure del caso. Probabilmente sarà più necessario una fasciatura, una sorta di turbante per il giocatore rosso-blu per tornare a giocare, perché come è noto poi non si può giocare con una ferita, con una fuoriuscita di sangue in campo. Ma stiamo quindi in cronaca quando siamo giunti al 12° minuto di gioco, sempre 0-0, dicevamo, fra Scandicci e Sina Lunghese qui allo stadio Turri di Scandicci, davanti davvero a una grandissima cornice di pubblico come non si vedeva da tempo sulla tribuna appunto del Turri. Davvero tantissimi addetti ai lavori, tantissimi spettatori presenti, fra l'altro una piccola coreografia sia da una parte che dall'altra, con bandierine blu per lo Scandicci e bandierine rosse e blu invece per il settore della Sina Lunghese, i cui tifosi sono confinati per così dire nel settore di sinistra della tribuna del Turri, cioè nella parte destinata solitamente appunto alla tifoseria ospite. Dato rinvio di Timperanza, giovane portiere del 2001, colpo di testa di Ferretti che va a cercare la corsa di Bragadin, senza successo. Rinvio di Marini, mette la palla direttamente in fallo laterale il portiere di Montalcino, permetterà quindi una rimessa in gioco per la squadra di casa, che partita cercando di fare la partita nonostante appunto possa contare su due risultati su tre. Mi sembra lo Scandicci per ora non intenda assolutamente rintanarsi dietro. Il servizio è sulla sinistra per Ballardini che cerca lo spunto, il servizio quindi è per Bragadin, uno dei reduci della stagione scorsa. Poi Martini cerca il dribbling per lo spazio per il cross, un contro dribbling da parte del centrocampista che poi va a cercare nello spazio il servizio di Bragadin, la conclusione che non preoccupa più di tanto Marini, molto pronto sul primo palo a neutralizzare la conclusione dell'attaccante scandicese. Comunque prima conclusione verso la porta avversaria da parte della formazione di casa.
Sì, una prima opportunità griffata a Scandicci con questa conclusione che comunque è stata ben disinnescata dal portiere Federico Marini. Intanto qua in tribuna tanti addetti ai lavori, vedo tanti allenatori, tanti direttori sportivi, insomma c'è veramente un grande clima qua al Turri con lo Scandicci che sta alzando, mi sembra, in questi ultimi minuti il proprio baricentro. Sì, sicuramente in questo quarto d'ora iniziale più possesso palla da parte della formazione fiorentina che non da parte di quella senese, è impegnata soprattutto a cercare di riconquistare il pallone con grande velocità. Tanto recupera proprio lo Scandicci con Ferretti, il servizio è per Martini, uomo ovunque in questo inizio di partita, il cross di Martini che poi non arriva per un soffio a Bragadin con il tocco decisivo di Daniele Menchetti, ma è un buon inizio quello dello Scandicci, sicuramente a livello morale conta tanto per la formazione di casa aver cominciato subito nel migliore dei modi. Pietro Battista, il tocco dentro per Sinis Gallo, ancora il servizio filtrante, viene fermato però dalla difesa della Sienonese con Chiasserini, può cercare di uscire, il servizio è per Bartocini, fra l'altro un ex della partita, viene fermato con il take scivolato di Elia Giampaola che resta a terra, problema per Elia Giampaola. Elia Giampa resta a terra, un problema non da poco, a quanto sembra di capire visti i segnali che arrivano da parte della squadra, dei giocatori in campo. Potrebbe essere uno scontro assolutamente fortuito, Massimiliano, in questo caso, però sicuramente uno scontro violento. Assolutamente sì, ho visto subito però i cenni sia dei giocatori dello Scandicci che di quelli di Sanlunghese che facevano cenno della gravità, almeno o meglio comunque delle difficoltà riportate da Giampa. Intanto la Sanlunghese sta in questo momento giocando forse, con un uomo in meno. Sì, fra l'altro crediamo che Giampa abbia perso i sensi proprio nello scontro, probabilmente è andato a scontrare con il capo contro il piede dell'avversario e ci sarà necessario la sostituzione per lo Scandicci. Sono già due giocatori che si stanno scaldando, c'è stata la segnalazione da parte dei compagni di squadra di Giampa appunto della necessaria sostituzione. Sì, è entrato in tackle scivolato, momentaneamente ha perso il piede d'appoggio ed ha colpito violentemente il terreno. Intanto il numero 2 della Sinalunghese, Quero, rientra bardato, vedete, con una vistosa fasciatura, con appunto l'opportunità quindi la Sinalunghese di tornare con gli 11 effettivi. Si cambia, Giampa non ce la fa, l'intervento è stato sul pallone però ha perso, come avete visto, l'aderenza con il terreno di gioco e poi nel ricadere evidentemente ne ha avuto la peggio e quindi ci sarà il cambio. A questo punto vediamo quelle che saranno le scelte del tecnico Davitti, che perde sicuramente un giocatore di grande esperienza nella zona nevralgica del campo, ci sta pensando Claudio Davitti. Tanto mi sembra che comunque Giampa stia cominciando a tornare vigile dopo lo scontro, probabilmente nel cadere deve essere stato o toccato dall'avversario o nel battere la testa, comunque si rialza, questa è la cosa che sicuramente ci conforta perché lo scontro è stato violento, è rimasto immediatamente a terra e lo stesso giocatore Bartocini della Sinalunghese si è accorto immediatamente della gravità dell'errore. Non credo che dopo un trauma cranico, in questo caso c'è una procedura abbastanza rigida negli sport americani in quella che riguarda appunto la concussion, cioè appunto il trauma cranico che potrebbe, la commozione cerebrale per dirla anche in altri termini, appunto, che non credo che possa permettere a un giocatore di rientrare in campo. Chiaramente ci sarà la valutazione anche dello staff medico, staff sanitario della formazione di casa, comunque credo che ben difficilmente Giampa potrà riprendere il suo ruolo sul lato destro della difesa azzurra, lato della difesa che era formata appunto con Giampa a destra, Pezzate e Manganelli centrali, Ballardini a sinistra, questa è la difesa 4 scelta quest'oggi da Claudio Davitti. Però ci sta pensando Davitti perché per il momento non effettua il cambio, quindi le valutazioni mediche per un eventuale rientro in campo di Giampa, che io escludo e quindi condivido le valutazioni del nostro Andrea Labate, però per il momento Davitti ci sta pensando. È partita che abbiamo detto è cominciata subito a livello di scontri molto, molto forti, hanno fatto le spese già due giocatori, da una parte Francesco Quero che ha potuto poi riprendere il proprio ruolo al centro della difesa rosso-blu, pure con un turbante che appunto ne preserva l'integrità della ferita in testa, e poi appunto Giampa che adesso è seduto sulla panchina di fronte a noi, ma sicuramente ci sarà il cambio perché non può un giocatore che ha perso i sensi sia pure per pochi istanti poi riprendere a giocare
una partita di calcio che sia assolutamente da escludere. Comunque punizione a favore dello Scandicci, siamo al 18° minuto di gioco. Scandicci ovviamente per il momento in 10 uomini, Sinalunghese che si è presentata qui con una difesa a 3 con Quiro Menchetti e Fanetti a formare appunto la difesa a 3 con Bartocini a sinistra e Chiocciole a destra, due punte che sono Mencagli e Lucati. Andiamo in cronaca con questa punizione di Martini che scodella il pallone al centro, esce senza alcun problema Federico Marini, poi cerca subito il servizio per i compagni, ma la formazione rossoblu è rimasta molto rintanata dietro nell'occasione, quindi non può partire il contropiede. Ecco rinvio ancora del portiere Marini, decisivo nella stagione scorsa nella promozione della Sinalunghese, decisivo soprattutto agli spareggi, ai rigori contro Lanzio, assolutamente determinante il suo contributo, e poi anche nel ritorno della partita in Romagna contro il Classe, partita anche la Sinalunghese dopo aver vinto 3-0 all'andata, finì 9 sotto 2-0 con 5 minuti finali assolutamente da panico per la Sinalunghese che era praticamente già certa di aver conquistato la promozione in categoria superiore, invece dovette soffrire fino all'ultimo, ma arrivò comunque poi la promozione in Serie D. Ancora non c'è il cambio da parte dello Scandicci, mi sembrano Cauterucci e forse Luca. Clay Luca, uno potrebbe essere uno dei due sostituiti scelti da Claudio Davitti, che però mi sembra che stia cercando proprio notizie con lo sguardo dallo staff sanitario dalla parte opposta del campo, ma mi sembrerebbe veramente strano che Giampa possa recuperare e giocare Massimiliano. Sì, in effetti stavo osservando proprio Claudio Davitti che sta facendo ampi cenni allo staff medico per cercare di capire insomma quello che deve fare, se deve effettuare il cambio, se deve ancora attendere, e mi sembra che a questo punto sia abbastanza inevitabile il cambio. No, adesso c'è il cambio, hanno deciso insomma, a questo punto il cambio c'è, è già pronto anche il collaboratore di Davitti dentro il numero 16, vale a dire Duccio Frascadore. È Frascadore, quindi al posto di Giampa, a cui vanno ovviamente gli auguri di una prontissima guarigione. Eh sì, non ci voleva ovviamente per lo Scandicci, già assente su quella fascia con Vinci che oggi non c'è per infortunio, quindi già manca il terzino destro titolare, si è adattato in quella posizione oggi Elia Giampa, e dopo praticamente un quarto d'ora di gioco deve abbandonare appunto il campo. Scandicci che nonostante l'inferiorità numerica adesso continuava a fare gioco, adesso recupera il pallone Montagnoli della Sinalunghese, il centrale di centrocampo della formazione rossoblu, è pronto intanto il cambio con Duccio Frascadore che alla prossima pausa sicuramente prenderà il posto di Elia Giampa. Vediamo poi se cambierà qualcosa a livello tattico per la formazione di Claudio Davitti. Copre i test intanto di Chioccioli a cercare Mencagli, recupera lo stesso Chioccioli, uno dei volti nuovi della Sinalunghese di questa stagione, si appoggia a Quero, si riparte da Marini, palla ancora in gioco, quindi cambio che ancora non è possibile effettuarlo. Quindi Chiasserini, l'ex giocatore che ha giocato tanto in Serie D con la maglia del Sansepolcro, quindi Bartocini, come detto ex Scandicci, ha giocato qui sia pure non moltissimo. Palla dentro per Mencagli, palla troppo lunga, esce senza eccessive difficoltà Timperanza, pomeriggio coperto, plumbeo, molto grigio, direi clima più novembrino che appunto di fine primavera. Non fa freddissimo fortunatamente, intanto attacca Ballardini che va a saltare un avversario, prova a saltare anche Montagnoli, poi si allunga troppo il pallone, la palla finisce fuori, adesso sì, finalmente è giunto il momento del cambio al 21° minuto di gioco, l'uscita di Giampa e l'ingresso di Duccio Frascadore. Frascadore che è un difensore, vediamo se cambierà solo con lo spostamento di Ballardini a destra e Frascadore che sistema a sinistra, credo sia questa la scelta di Claudio Davitti, appunto con Ballardini che va a fare il terzino destro sulla fascia opposta da dove ha cominciato il match, e Frascadore che invece si sistema qui sulla sinistra. Ovviamente restano centrali Manganelli e Pezzati con Martini centrale di centrocampo, ai suoi fianchi Sinis Gallo e capitan Pietro Battista. Quando si dice piove sul bagnato è che se non piove per il momento, senza Vinci, con Giampa adattato, adesso Ballardini, insomma il terzo nuovo interprete sulla fascia sinistra per lo Scandicci di Davitti. Adesso questo calcio di punizione, attenzione perché salgono i lunghi della Sinalunghese, occhio. Sì, soprattutto occhio a Daniele Menchetti che è un colpitore di testa davvero di grandissima qualità, sulla palla Michele Montagnoli.
l'ex giocatore del Chiusi e della Pianese. Tanto gli applausi per Giampà che arriva qui sotto la panchina di Claudio Davitti. Controllo sbagliato da parte di Lucati, sfuma questa azione offensiva da parte della formazione rossoblu, formazione rossoblu che quest'anno ha scelto questa maglia in stile Genoa. I colori sociali della Siena Lunghese da sempre sono il rosso e blu. L'anno scorso giocava con una maglia a strisce orizzontali, rossa e blu a strisce fini. Quest'anno invece fin dall'inizio è stata scelta questa nuova maglia rosso-blu, maglia un po' storica che ricorda appunto le maglie di inizio secolo scorso. Vedremo a fine stagione, lo diremo fra 90 minuti, se avrà portato o meno fortuna alla formazione diretta dal direttore sportivo Bruno Mugnai, con il quale abbiamo scambiato due chiacchiere prima dell'inizio della partita. Tesissimo ovviamente per la partita, ma contento per il fatto che la Siena Lunghese sia riuscita ad arrivare a questa partita, a giocarsi le chance di salvezza, nonostante un mese fa sembrava quasi spacciata, era addirittura penultima la formazione di Roberto Fani, superata anche dal San Gimignano. Poi invece una bella finale di stagione della squadra di Roberto Fani ha consentito di raggiungere proprio all'ultima giornata a pari punti di Viareggio, guadagnare il diritto allo spareggio contro appunto la formazione versiliese, che di contro invece è stata protagonista di un girone di ritorno pessimo, a giocarsi appunto questo match, questi 90 o barra 120 minuti che potrebbero consegnare la salvezza alla Siena Lunghese. Siena Lunghese, come detto, abituata a giocare fino a tardi in stagione, visto che l'anno scorso concluse la stagione solo a metà giugno appunto con lo spareggio decisivo a Santa Apollinare in classe contro il Classe. E anche quest'anno stagione molto lunga, con un'appendice di due partite alla stagione regolare peraltro già molto lunga, perché come sapete il girone di Serie D quest'anno era composto da 20 squadre, quindi due squadre in sovrannumero, 38 partite di campionato ufficiale. Tanto il rinvio di Montagnoli, palla in area di rigore verso Lucati che va a terra, ma c'è il fuorigioco da parte delle centravanti della Siena Lunghese, che con la maglia della Siena Lunghese vinse anche un titolo di juniores regionali con l'allenatore, allora era Francesco Neri, che poi fu promosso come Lucati alla prima squadra. Francesco Neri che poi l'anno scorso allenò le Badesse e quest'anno nella parte finale Marino Mercato Subbiano, non riuscendo a salvarlo, allenatore di Trequanda. Massimiliano, adesso una partita a un momento di calma. Sì, una partita molto bloccata, guardate adesso nell'inquadratura del nostro appunto Emanuele Meoni come le squadre sono corte, quindi molto bloccate con le due formazioni che si studiano. D'altronde la posta in palio è molto molto alta, con la Siena Lunghese che sa di dover vincere per poter ottenere la salvezza, mentre lo Scandicci in maniera molto oculata sta gestendo il match, avendo la consapevolezza che insomma al termine dei 120 minuti anche il pareggio potrebbe essere sufficiente per la permanenza in categoria, e questa non è cosa da poco. Intanto questa conclusione da parte del giocatore con la maglia numero 7 e Poli, che sicuramente non passerà agli annali perché finisce l'MLM al lato con il portiere Marini che si predispone per il rinvio. E squadre comunque davvero bloccate, adesso è un momento di studio con i due allenatori che stanno studiando le contromosse, con comunque un'ottima interdizione nella fase centrale del campo dove ci sono pochissimi spazi. È difficile se non si utilizzano le fasce laterali trovare spazi. Intanto attenzione alla Siena Lunghese, la palla è buona, Lucati, e la palla che si alza sopra la traversa, l'occasione forse più importante del match sui piedi di Lucati, che poteva in questa circostanza forse fare meglio, anche se è stato determinante l'intervento in ripiegamento difensivo da parte del difensore della formazione dello Scandicci Pezzati, che ha disturbato Lucati, gli ha tolto quindi quello spazio per poter concludere. Ha concluso poi Lucati e la palla che si è alzata sopra la traversa, quindi insomma una partita che si sta accendendo a fiammate. Adesso la Siena Lunghese ha comunque riempito il taccuino del nostro Andrea Labbate, che fino a questo momento era soltanto di blues tinto. Eh sì, lo Scandicci sicuramente finora stava facendo la partita, la Siena Lunghese che mi sembra aver cominciato la partita con un mantra abbastanza chiaro da parte di Fani, quello di non avere fretta, quello di non scoprirsi, di non rischiare magari di subire un gol che potrebbe condannare di fatto la formazione senese, ma appunto quello di aspettare con calma l'eventuale chance che può capitare, anche appunto con l'ottica dei 120 minuti. Questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Mi sembra che la Siena Lunghese sia partita appunto con l'idea di stare bene in campo, di non concedere nulla allo Scandicci, di non complicarsi la vita e eventualmente solo dopo andare a cercare le proprie punte, mentre lo Scandicci invece sta provando a occupare la metà campo avversaria con maggiore prestanza fisica e maggiore possesso del pallone. Ecco, con Martini, sempre lui possesso del pallone in suo destro, la palla che finisce al lato non di molto, sempre positivo il centrocampista centrale dello Scandicci.
La conclusione di Martini, che quindi fa il pari con l'occasione griffata da Lucatti. La partita si sta piano piano accendendo con lo Scandicci, insomma, che ci prova, ma più che altro con conclusioni dalla distanza. Per il momento sta tenendo bene nella zona nevralgica del campo la formazione di Lassina Lunghese, con lo Scandicci che deve anche ritrovare adesso lo schieramento tattico dopo l'infortunio di Giampa, che ha sicuramente creato qualche difficoltà alla formazione dei Blues. Intanto Lucatti ci ha provato, ha visto fuori dai pali il portiere Timpiranza, palla che è uscita non di molto, ci ha provato quindi Lucatti, che quando mi vede parlare, non lo so, ma conclude sempre a rete, quindi evidentemente dà un occhio anche alla tribuna, perché già in due circostanze ho preso la parola interrompendo il nostro Andrea Labbate, e Lucatti in due circostanze è andato vicino al gol, anche se qua insomma, diciamo, lo mettiamo sul nostro taccuino, ma non è stato niente di straordinario. Ancora Lucatti, vai Labbate. È sempre Lucatti, sì, sicuramente l'attaccante più pericoloso della Senonghese, bravo prima a provare da 40 metri una conclusione per nulla semplice, che sicuramente aveva messo un po' in ambasce Timperanza, che ha provato il tuffo. Intanto Montagnoli da lontano, la botta stavolta parata da Timperanza. La partita si sta scaldando, si sta accendendo secondo dopo secondo con questa conclusione anche di Montagnoli. E Massimiliano, come diciamo, la partita aveva avuto un momento di stanca, ma adesso si è scaldata, si è accesa. Sì, la riflessione che dobbiamo fare quella che stanno però arrivando conclusioni dalla distanza, sono tre conclusioni però tutte e tre dalla distanza, fatto che certifica che insomma a centrocampo c'è grande interdizione, quindi difficoltà nello sviluppare la manovra, e quindi le due squadre che si devono affidare alla conclusione dalla distanza. Poi ci sono due portieri, in questo caso sia Marini che Timpiranza, che non sono dei colossi, e allora il tiro da fuori forse si lascia anche preferire, perché come vedete in entrambe le circostanze sta parlando di due portieri sicuramente bravi, ma non di altissima stazza. Sì, oltretutto secondo me c'è da considerare anche un'altra cosa, Massimiliano, che avendo piovuto tanto in questi giorni l'erba è anche scivolosa, quindi azzeccare un tiro da fuori che magari il pallone schizza sull'erba bagnata, prende velocità, può mettere in difficoltà i poteri avversari, sicuramente è una considerazione importante che può appunto invogliare i giocatori a provare a calciare da fuori. Intanto attacca lo Scandicci sul settore di destra con il pallone in verticale verso Sinisgallo, che viene fermato però da Montagnoli, il tocco verso Fanetti, va al rinvio Fanetti, va a cercare Mencagli, in palla è favorevole allo stesso Mencagli, che poi cerca di andare via a Manganelli, ma c'è il fallo però commesso dall'ex giocatore del Sansepolcro, e può ripartire quindi la formazione di casa con Bragadin sul settore di sinistra, sempre molto molto largo Bragadin, pallone però troppo largo per Martini. Martina ha già fatto tantissimi chilometri, ha già toccato tanti palloni in questa prima fase del match, il giocatore è sempre molto presente, addirittura secondo me fondamentale nell'assetto tattico della squadra scandicese. Non è un mistero che proprio da quando Martini ha ripreso il ruolo di titolare in mezzo al campo dopo la partenza di Gargiulo verso Prato, lo Scandicci ha sicuramente fatto un salto di qualità, trovato più quadratura sicuramente in mezzo al campo. Ferretti, che è il vertice dell'attacco scandicese, attacca adesso sul settore di destra con Ballardini si appoggia a Poli, quindi servizio per Sinisgallo, ancora Ballardini, cross teso in area di rigore dove può saltare Bragadin, non riesce però a schiacciare verso la porta avversaria. Adesso la partita è anche molto più godibile rispetto ai primi minuti, Massimiliano. Assolutamente, la partita si è accesa, qui il colpo di testa strozzato da parte di Bragadin, la palla che è uscita al lato, però lo Scandicci che prova ad utilizzare anche le fasce laterali, insomma anche a livello tattico l'ingresso quindi di Frascadore ha comunque dato a questo punto allo Scandicci maggiori certezze, e quindi la formazione di Claudio Davitti ha avuto questa opportunità griffata appunto da Bragadin, tenendo conto che la Sina Lunghese è pronta a ripartire con Lucatti vertice alto, sempre brutto cliente per la difesa dello Scandicci, Lucatti con Tony Vassero in panchina, e poi nel corso della ripresa sicuramente sarà un'arma che il tecnico Fani potrebbe sicuramente utilizzare nella seconda parte del match. Intanto ci prova con la maglia numero 5 Chiasserini, ex giocatore del Sansepolcro, con questa sciabolata e la palla che finisce direttamente in fallo laterale, riparte lo Scandicci, sempre più pieno il Turri di Scandicci, e questa è
una bellissima notizia, come facciamo i complimenti al giardiniere di Scandicci, perché eravamo venuti qua almeno una ventina di giorni fa, abbiamo visto un campo in pessime condizioni, quest'oggi è un campo direi accettabile e questa è una bella notizia. Sì, ne avevamo parlato proprio prima dell'inizio della partita di questo aspetto, che il campo, tanto il pallone dentro per Lucatti che non riesce ad agganciare, era in posizione regolare Giacomo Lucatti, non è riuscito però ad agganciare. Dicevamo appunto che quest'anno spesso e volentieri il campo qui del Tour di Scandicci è stato in condizioni davvero pessime, ricordiamo anche un turno infrasettimanale con il Gavorrano davvero in condizioni veramente orribili nel corso dell'inverno, invece la situazione adesso finalmente è migliorata, il campo quest'oggi a parte qualche buca qua e là è sicuramente più presentabile, aiutato anche il fatto della pioggia degli ultimi mesi e del sole che sicuramente alternandosi ha contribuito a sistemare un po' il terreno di gioco qui del Scandicci, e oggi sicuramente è un terreno di gioco più che presentabile per una partita di così in tale importanza. Il pallone in verticale però viene controllato da Francesco Quero, va a rilancio lungo subito ancora verso Jack Lucatti che prova ad addomesticare il pallone, lo ferma Pezzati con le cattive senza però fallo, poi lancio di Martini per Ferretti, colpo di testa stavolta e di Menchetti, poi rinvio e di Quero, si gioca un po' a tamburello in questa fase del match, ancora Lucatti che grazie alla sua stazza viene spesso cercato con questi palloni lunghi dalla propria linea difensiva, poi rilancio dell'ex giocatore di San Donato da Vanelle Manganelli senza successo, adesso c'è un po' di confusione in campo, vediamo se adesso lo Scandicci prova a ripartire palla al piede, vediamo se Martini riesce a organizzare un po' il gioco della formazione di Claudio Davitti, sono passati minuti importanti, siamo al 34esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0, 11 minuti alla fine della prima frazione, con questo risultato ovviamente si andrebbe ai supplementari, difende il pallone Mencagli, quindi lo serve a Montagnoli che prova a cambiare gioco verso Lucatti, pallone troppo lungo, pallone direttamente verso la panchina occupata dallo staff dello Scandicci che può rimettere il pallone in campo con un Frascadore, va a servire velocemente Pezzati. Prova a dare un po' di ritmo adesso la squadra di Scandicci alla propria manovra con Pietro Battista che allarga sulla destra con Ballardini che supera la linea mediana del campo, si appoggia a Poli che però sbaglia il controllo, regala il pallone alla Sinalunghese che può ripartire adesso con maggiore calma con Fanetti, sicuramente ritmi più bassi quando la palla è in possesso dei giocatori di Roberto Fani, mentre tende a accelerare un po' la manovra lo Scandicci. Adesso avanza Quero, lo Scandicci dietro la linea del pallone, il servizio in verticale verso Chioccioli che va a terra, non c'è provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara che comunque assegna fallo laterale a favore della squadra della Sinalunghese che comunque quindi guadagna metri importanti, siamo nella tre quarti campo, vediamo se la formazione senese riuscirà a creare qualche pericolo verso Timperanza, pallone dentro per Lucatti, attenzione a Lucatti che poi non riesce a tenere il pallone basso, era riuscito con il corpo a battere Pezzati, a difendere l'arrivo del pallone, giocatore che sa giocare molto molto bene spalle alla porta Lucatti, ed è una cosa che a livello tattico la Sinalunghese ben sa e spesso va a ricercare proprio questi palloni lunghi per Lucatti. Massimiliano, indubbiamente Lucatti che sta muovendosi molto bene creando davvero impacci a Pezzati, a tutta la coppia di difensori centrali dello Scandicci che in questo caso ha scelto bene il tempo, ha messo il corpo, poi non ha concluso in maniera perfetta, però Lucatti sicuramente può essere in questo momento l'elemento che può cambiare le sorti della gara per quanto riguarda la Sinalunghese, e sta veramente creando impacci alla difesa dello Scandicci, non l'hanno preso mai in questi primi minuti di gioco della gara. Dicevamo dell'importanza di Lucatti anche proprio a livello di ruolino nel campionato, Lucatti che ha dovuto saltare praticamente la parte iniziale del girone di ritorno, la parte che ha di fatto poi complicato la strada della Sinalunghese che proprio senza il proprio centravanti titolare è scesa in zona addirittura retrocessione diretta, poi con il rientro di Lucatti coinciso appunto con anche il fatto di aver ritrovato una buona forma da parte del centravanti, la Sinalunghese con lo sprint finale è riuscita ad agganciare proprio lo spareggio e quindi la possibilità di giocarsi la salvezza, ma questa Sinalunghese al momento mi sembra molto Lucatti dipendente, intanto attacca lo Scandicci con il servizio di Pezzati sul settore di destra, poi arriva a sostegno Pietro Battista, il tocco è per Bragadin, quindi Martini, pallone su destra, può ancora calciare Martini, stavolta non riesce a tenere basso il pallone, pallone che sfila ben oltre la barra trasversale della porta difesa da Federico Marini senza nessun problema, quindi il pallone per l'estremo difensore della formazione della Val di Chiana che può quindi procedere al rinvio, siamo al 37esimo minuto di gioco della prima frazione, 8 minuti al termine di un primo tempo combattuto e equilibrato come ce lo aspettavamo, del resto con occasione da una parte e dall'altra soprattutto con tiri da fuori,
partita accesa e combattuta, come abbiamo visto anche infortuni importanti, quello di Quero che è potuto ritornare in campo e quello di Giampà che invece ha dovuto abbandonare per un colpo fortuito il campo dopo aver perso i sensi. Adesso è lo Scandicci ancora una volta a fare la partita con Martini che nel cerchio di centrocampo serve a destra Ballardini che avanza a grandi faltate, colloca ancora per Martini che va subito a cercare la verticalizzazione verso Sinisgallo. L'idea non era male, il pallone che gli sfugge un po' troppo potente e finisce quindi in fallo di fondo. Quest'oggi si giocano altre due partite che coinvolgono squadre della Serie D, girone E, vale a dire la finale playoff fra Ponsacco e Gavorrano al comunale appunto di Ponsacco, mentre la Pianese chiude la propria stagione con la sfida della Puscudetto a Crema contro la Pergolettese. Pianese, come molti di voi sapranno, promossa in Serie C per la prima volta nella sua storia dopo una cavalcata eccezionale nel girone di ritorno. Intanto Martini attaccato da Mencagli, attaccato fallosamente da Mencagli, vediamo se ci sarà provvedimento disciplinare anche nei confronti del giocatore con la maglia numero 7 della Sinalunghese. Mi pare di no, che non ci sia questa intenzione da parte di Centi di Viterbo, che quindi fischia sì punizione a favore della Scandicci senza però tirare fuori il cartellino giallo per l'ex attaccante del Sansepolcro, fratello del centravanti Mencagli della San Giovannese, ex giocatore del Valdarno, che proprio recentemente fra l'altro si sono incontrati nello scontro diretto fra San Giovannese e Sinalunghese, avvenuta la 33esima giornata, è finito con la vittoria netta della San Giovannese per 3-0 al Vigilio Fedini di San Giovanni Valdarno. Punizione intanto a favore del Scandicci, stiamo per entrare nei 5 minuti finali del primo tempo, siamo al 39esimo minuto di gioco, come vedete grazie alla sovraimpressione del nostro regista Paolo Innocenti. Sulla palla Alessandro Poli, autore del gol l'anno scorso nel play-out contro la Rignanese. Avanza Martini, ancora il suo destro, palla in area di rigore, mette fuori ancora una volta Menchetti, vera e propria diga al centro della difesa rosso-blu. Come detto, Menchetti non al meglio, c'era la possibilità che giocasse Calveri, capitano storico della formazione sinalunghese, al suo posto nel caso in cui Menchetti non ce l'avesse fatta. Invece Menchetti ha provato fino all'ultimo, poi ha dato il suo placet, il suo ok per poter giocare. Fani ovviamente non ci ha pensato su due volte e lo ha schierato da titolare. Siamo al 40esimo minuto di gioco del primo tempo, ancora una punizione, l'ennesima direi, Massimiliano, a favore dello Scandicci in zona offensiva. Da questa punizione potrebbe nascere qualcosa di importante. Eh sì, uno Scandicci che prova in questo finale il forcing, per il momento però Quero e sicuramente Menchetti hanno fatto davvero una gara molto molto attenta, i due incerottati, tanto per capirsi, tanto anche per darvi un riferimento visivo, le hanno prese tutte e quindi insomma lo Scandicci ha avuto difficoltà sulle palle alte, le prende tutte Menchetti, intanto attenzione, punizione insidiosa. Attenzione di Martina, palla che spiove all'altezza del secondo palo, il colpo di testa tentato da Bragadini ma vede un fallo di confusione, cosiddetto Matteo Centi, direttore di gara di Viterbo, come detto uno dei big della categoria, tra l'altro Centi ha arbitrato più volte davvero in Serie D girone quest'anno, quindi è stato visto qui in Toscana molte molte volte. È stato scelto dal designatore della Candiche e ricordiamo è il senese Matteo Trefoloni, ex presidente della CRA Toscana. Proprio Menchetti adesso avrete fasciato con la coscia sinistra, poi pezzati in anticipo. Pietro Battista prova la verticalizzazione, l'apertura è molto buona per Andrea Bragadini sul settore di sinistra che va a puntare Chioccio, riscontro fra i giocatori con la maglia numero 11, ancora Bragadini che deve tornare dallo stesso onnipresente Martini, il dribbling su Montagnoli, lo salta netto, attenzione Martini, entra in area rigore, è costretto a uscirne, viene fermato dalla difesa della Sinalunghese, poi il tocco di Pietro Battista che rallenta il contropiede della Sinalunghese che riesce comunque a innescarsi con Chiasserini, forse fallo di mano di Ballardini, si continua a giocare, arriva Montagnoli a mettere ordine, servizio sulla sinistra per Luca Bartocini che avanza in posizione di alla sinistra, poi però sbaglia completamente il controllo e sfuma il contropiede, poteva essere interessante. Camas, ci ha capito qualcosa? È stato un flipper impazzito incredibile, una partita che vive, vedete che anche su questi episodi, su questi scatti nervosi, no? Che sono anche sintomi, si accende improvvisamente, è stato veramente un flipper improvviso con lo Scandicci che era molto molto sbilanciato in avanti e quindi attenzione a queste possibili ripartenze della Sinalunghese, comunque in questo caso ben contratte dalla guardia della formazione di Davitti, però vedete finché la Sinalunghese aggredisce così nella zona centrale del campo è dura per la Scandicci riuscire a produrre gioco con le fasce laterali molto molto bloccate. A differenza però della Sinalunghese, quando è attaccata lo Scandicci cerca in tutti i modi di non buttare via il pallone, eventualmente torna anche verso la propria linea difensiva, cosa che invece la Sinalunghese spesso e volentieri fa ricorso ai lanci lunghi e in direzione di Lucati. Intanto il servizio è buono per Ballardini che cerca di controllare il pallone, non ci riesce, a palla che sfila in fallo di fondo e sarà quindi rimessa in gioco
blocco ancora una volta per la Siena Lunghese. Ricordiamo, questa è la domenica di fatto che chiude la stagione della Serie D, si continuerà soltanto poi a giocare per le semifinali della Pool Scudetto, ma di fatto playoff e playout si concludono qui praticamente in tutti i gironi. E questa appunto sarà la parola fine alla Serie di Girone, e oggi si saprà anche quante squadre toscane parteciperanno al campionato di Serie D, anche se ovviamente ci sono in corsa le due squadre toscane negli spareggi d'eccellenza, vale a dire Fucecchio, che pure ieri ha perso in casa 1-0 con la Valle del Tevere e quindi è quasi fuori nell'andata appunto degli spareggi nazionali, mentre il Poggibonsi gioca in contemporanea con questa partita in casa allo Stefano Lotti di Poggibonsi contro la squadra piacentina della Gazzanese per cercare di conquistare appunto il ritorno in Serie D. Ma restiamo in cronaca, quando siamo giunti al 43esimo minuto di gioco, avanza la Siena Lunghese con il pallone per Cerofolini, il va via in slalom il giocatore con la maglia numero 8 della Siena Lunghese, va a cercare fortuna sull'out di sinistra, lo chiude però Pezzati, che poi va a recuperare il pallone e subisce anche fallo. Buona la chiusura dell'ex giocatore del Trestina, però assurdo agli onori della cronaca, con la maglia del Fiesole Caldine di Stefano Calderini, quel Fiesole Caldine che vinse il campionato di eccellenza battendo la Fortis Juventus, e in quel Fiesole Caldine giocava anche un certo Daniel Coco, giocava anche Vieri Bobo Regoli, che abbiamo nominato prima per averlo visto qui in tribuna, era sicuramente una squadra di alto livello, il portiere allora era Andrea Ivan, allenatore appunto Stefano Calderini, quel Fiesole che poi venne promosso in Serie D, però poi fallì miseramente pochi anni dopo e sparì di fatto dal panorama del calcio dilettantistico toscano, ripartendo sia come Fiesole che come Caldina. Adesso il Fiesole partecipa al campionato di prima categoria, ma quelle Fiesole spettacolo davvero, che giocava in verde azzurro al Poggioloni delle Caldine, adesso non c'è più ed era uno dei protagonisti Pezzati, che da lì poi fu preso sotto contratto da Gavorano, ha cominciato la sua carriera quasi sempre in Serie D. Ma andiamo in cronaca, siamo un po' divagati ogni tanto sui temi e sui curriculum dei giocatori. 44 i minuti di gioco, sicuramente ci sarà un recupero cospicuo di almeno 2-3 minuti Massimiliano. Immagino 3 minuti almeno per l'infortunio di Lea Giampà, per l'infortunio di Quiero. Intanto c'è un calcio di punizione davvero interessante per lo Scandicci, avanti sicuramente i lunghi della formazione dei Blues, però fino a questo momento l'hanno sempre presa i lunghi della Siena Lunghese, molto molto attenti, però sicuramente mi attendo un recupero di almeno 3 minuti, vediamo se ci prendo. Tu invece Andrea quanto prevedi? Concordo con te, ma se mi danno 3 minuti ci stanno tutti, perché prima c'è stato l'infortunio a Quiero, poi c'è stato quello a Giampà, una ammonizione, direi che 3 minuti ci stanno tutti. Analizzando un po' anche la struttura fisica della Siena Lunghese, è una squadra che in difesa e in attacco ha davvero dei marcantoni di grande livello, ottimi colpitori di testa, sicuramente al centrocampo paga qualcosa, anche giocatori come Montagnoli, Chiasserini e Cerofolini non sono dei giganti, ma in difesa e in attacco la Siena Lunghese è una squadra che sicuramente sulle palle alte può essere molto molto pericolosa. Lo Scandicci muove però Pezzati e Manganelli, muove le torri, le porta in area di rigore. Occhio a Manganelli perché non lo stanno prendendo, è largo sulla fascia, potrebbe essere in questo momento anche... Intanto sono 3 minuti di recupero, te lo confermo. Ci abbiamo preso. Tempo di recupero. Sono 3 infatti, una ogni tanto qualcosa azzecchiamo anche noi. Punizione a favore dello Scandicci sulla palla, ovviamente il piede di Matteo Martini, il suo destro teso in area di rigore. La palla si accende una mischia, poi la Siena Lunghese non riesce a liberare. Alla fine in qualche modo la formazione rossolù riesce a pulire la propria area di rigore. Erano saliti, come detto, sia Manganelli che Pezzati. Pezzati che ha anche un certo feeling con il gol, giocatore che è riuscito sempre nella sua carriera a fare anche qualche gol. Quest'anno è soltanto a quota 1, ma sicuramente un giocatore che sulle palle alte può far male. Attacca ancora lo Scandicci, come sempre sicuramente possesso di palla abbastanza schiacciante a favore della formazione di Claudio Daviti, che fa quindi appunto della gestione del pallone uno dei propri must nell'organizzazione di una squadra. Attacca adesso sul settore di destra, arriva la sovrapposizione di Ballardini, cross in area di rigore per Bragadini, pallone troppo lungo, viene rimpallato e ancora una volta la Siena Lunghese si salva. Mi è sembrato in questo primo tempo, Massimiliano, che lo Scandicci voglia fare la partita e cerchi anche il gol, la Siena Lunghese invece gioca molto in attesa, non vuole assolutamente rischiare. Assolutamente. Lo Scandicci sta provando a fare la partita, la Lunghese sta cercando di ripartire di rimessa sfruttando le caratteristiche di Lucatti, che adesso si porta a casa un altro calcio di punizione davvero importante, spalla alla porta, sta dimostrando tutte le proprie caratteristiche Lucatti, che è giocatore che è maturato in questa stagione, insomma ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore che può far molto molto bene anche in Serie D, però la partita per il momento l'ha fatta lo Scandicci.
come sempre la vediamo lunga Massimiliano, perché l'anno scorso Giacomo Lucatti è stato premiato dalla Notte delle Stelle di TV Prato, il Manacco del Calcio Toscano, come uno dei migliori della stagione, non a caso appunto trascinando appunto la Sinalunghese verso gli spareggi nazionali, poi alla storica promozione in Serie D. Ora viene servito con questo pallone lungo che non riesce ad agganciare, poco più di un minuto alla fine del primo tempo, che si avvia sulla chiusura di 0-0. Con questo risultato, ripetiamo, si giocheranno i tempi supplementari al termine dei quali, con questo risultato eventualmente, sarà lo Scandicci a staccare il pass per la salvezza per il prossimo campionato di Serie D, mentre la Sinalunghese eventualmente si dovrebbe accontentare di una domanda di pescaggio che ancora la società peraltro non ha sciolto se presentare o meno. Ovviamente il punto verrà fatto dopo questa partita, un po' anche per scaramanzia probabilmente Massimiliano, ma i dirigenti della Sinalunghese proprio prima della partita ci hanno detto che non hanno ancora deciso se presentare o meno domanda di ripescaggio in caso di retrocessione. Ovviamente, ripeto, io credo sia molto anche una questione di scaramanzia, la squadra e la società è concentrata su questa doppia sfida, prima quella con il Viareggio e quella ora con lo Scandicci. Sarebbe probabilmente anche prematuro parlare di ripescaggio, ma andiamo in cronaca con questi ultimi secondi del primo tempo. 20 secondi alla fine con Frascadore che si appoggia a capitan Pietro Battista, gestisce il pallone con sapienza l'ex giocatore della Collegiana, lo apre a destra verso Ballardini che cerca il tocco in verticale verso Sinisgallo, poi il cross di Poli in area di rigore, pallone che non riesce ad essere raggiunto da Bragarin, viene messo fuori dalla difesa della Sinalunghese. Su questo si chiude la prima frazione, piccolo telegramma di Massimiliano Masi: Scandicci 0, Sinalunghese 0, Massimiliano. Giusto così, primo tempo abbastanza bloccato con occasioni con il contagocce, però il risultato di 0-0 fotografa quello che è successo in campo, una sfida iperequilibrata. Noi ci fermiamo, quindi spazio alla regia, ma non cambiate canale perché tra qualche attimo le emozioni di una ripresa che promette scintille. Linea alla regia.